30 slide molto rapide per 15 minuti, se sforo facciamo come al PG Day, iniziate ad applaudire così io sfumo. Tagliatevi via, insomma. E quella era, come dire, quella d'obbligo, quella d'ordinanza era chi sono. E in effetti è abbastanza inedita perché c'è la foto del, non già il primo, ma era già il secondo cluster che avevo realizzato. Sono 10 Pentium sul quale girava ovviamente Linux, Slackware, se ricordo bene, e OpenMosix per distribuire il carico. È stato un esperimento decisamente interessante. E, insomma, i numeri oggi sono decisamente più elevati, in cieli, con altre 8 che sono in preparazione. Per arrivare all'argomento Gluster, partirei da uno scenario, un caso pratico, quello di una web farm o di un progetto web qualsiasi che parte e quindi inizia a installare, a utilizzare come infrastruttura un unico server e man mano, insomma, va in produzione, iniziano ad aumentare le richieste di risorse e allora si pone subito il problema della scalabilità. Dobbiamo aumentare. Focalizziamo l'attenzione sul fatto che su questo server ci sono i dati statici, quindi le immagini e tutto ciò che serve appunto all'erogazione del servizio web ed eventualmente possiamo anche considerare il codice PHP, non tanto Java in questo caso, nel senso che codice che deve essere condiviso tra i vari server che offrono le pagine. Una possibile soluzione prevede la moltiplicazione, e qui viene vagamente risolto il problema della scalabilità, la moltiplicazione dei front-end che elaborano le pagine, mentre per quanto riguarda il repository, chiamiamolo così, dei file statici, viene scelto come caso più semplice in assoluto, credo, un server NFS, il quale ha delle prestazioni, tutto sommato, non cattive, ma costituisce quello che viene chiamato il single point of failure, nel senso che nel momento in cui il server NFS smette di funzionare oppure deve essere riavviato oppure qualsiasi altro elemento ne inibisca il funzionamento, ecco che allora l'intera web farm viene a crollare. Insomma, sono elementi di amministrazione dei sistemi, ma è esattamente lo scenario che vogliamo affrontare e nel quale vogliamo introdurre Gluster. Gluster è un progetto di file system distribuito, inizialmente sviluppato dall'azienda omonima, poi acquisita da Red Hat. Il client è sotto doppia licenza LGPL v3 e GPL v2, serve invece in GPL v3. In realtà il nome, il brand Gluster viene sempre meno utilizzato. Red Hat ormai considera tutti gli effetti, lo sta integrando nella sua offerta di prodotti, lo considera un prodotto e in particolare lo propone come Red Hat Storage, proprio come marchio, e poi con la specificazione on-premises, nel senso che lo va a installare a casa del cliente, come possiamo vedere direttamente dal materiale Red Hat, che probabilmente mi farà causa per quante volte ho utilizzato il marchio in maniera illegale, non si potrebbe utilizzare il marchio Red Hat. Comunque vedete che in questa offerta di Red Hat viene presentato a sinistra tutta la parte di tecnologie offerte da Red Hat e sulla destra cita proprio esplicitamente i server, cioè il ferro che viene messo dal cliente. Gluster è lì, come compare come terzo elemento. Subito sopra inizio già a farvi vedere che fa capolino XFS come file system sottostante, ma ci torneremo più tardi. Ho già detto prima quindi che Gluster è un file system distribuito che va distinto dai file system condivisi, quindi non ha bisogno di quegli storage molto costosi, centralizzati, che poi vanno sia ridondati sia connessi alle macchine che dovranno accedere a questo storage con meccanismi sia anch'essi ridondati sia ad alte prestazioni, quindi generalmente si va sul Fibre Channel o sul 10 gigabit quando si rimane sul rame. Quindi non ha bisogno di tutto questo, viceversa in quel caso se uno si trova in quella situazione è consigliabile utilizzare OCFS2 che è semplicissimo,
utilizza un solo file di configurazione uguale per tutti i server che devono accedere a questo storage e quindi molto rapido da implementare. Non ci troviamo in quel caso, abbiamo viceversa tanti server con degli storage più o meno ampi che vogliamo in qualche modo aggregare a formare uno storage più esteso. Quindi ricadiamo come categoria di file system distribuito nella stessa categoria di Lustre, un altro prodotto di Oracle, e anche qua sempre mi metto a fare pubblicità, un altro prodotto di Oracle che si chiama Lustre, che gira in kernel space, quindi ha delle prestazioni decisamente elevate, richiede un tuning molto approfondito, richiede delle macchine dedicate. Uno non può accedere ai dati gestiti da Lustre dalle macchine stesse che li gestiscono, deve per forza distinguere il lato client e il lato server. Siamo su un altro piano, decisamente. Con Lustre FS la macchina che serve i dati può essere sia server che client, quindi può accedere ai suoi stessi dati, Lustre non gira in kernel space ma gira in user space, quindi è un processo con privilegi di root ma assolutamente riavviabile in qualsiasi momento. Per quanto riguarda l'architettura del file system distribuito, abbiamo il brick, cioè il mattone, come unità base, e nelle slide che seguono faccio vedere quali sono le configurazioni con cui possiamo combinare queste unità di base. Il primo tipo di volume, quello più semplice di tutti, è il volume distribuito, quindi i vari brick, i vari storage vengono semplicemente concatenati uno di seguito all'altro a fornire uno storage condiviso. Dicevo, vengono semplicemente concatenati e verrà subito in mente la configurazione che si può implementare con i dischi fisici, quelli hard disk, denominata JBOD, Just a Bunch of Disks, cioè semplicemente un gruppo di dischi che vengono utilizzati man mano. Vedete anche che scelto proprio l'immagine, farò sempre riferimento alle configurazioni dei dischi e non delle immagini particolari di Gluster, perché c'è una sorta di parallelismo tra queste configurazioni. Vedete che i dischi sono pieni in maniera differente. Gluster in questo caso cercherebbe di livellare l'utilizzo dei vari dischi. Salta all'occhio a un amministratore di sistema un grosso pericolo, esattamente come nel caso precedente con NFS: se uno di questi volumi per qualche motivo non è più disponibile, tutti i dati in esso contenuti non sono più disponibili, e quindi, insomma, dato che i disastri avvengono, meglio insomma ripiegare su una soluzione un po' diversa, e avvengono anche nei momenti peggiori, di la rappresentazione famosissima. Quindi subito in Lustre è stata implementata anche la funzionalità di replica. Ogni oggetto, ricordiamo che Lustre non è un file system che si basa sui blocchi ma sugli oggetti, quindi tendenzialmente file, directory, eccetera, elementi di file system. Ogni oggetto viene scritto su n brick, dove n è configurabile a un certo numero di repliche. Generalmente si utilizza 2 per rifarsi all'idea di RAID 1, quindi di mirroring. Se il numero può essere portato, può essere incrementato a piacere, cercando però di non andare incontro poi a problemi di latenze troppo elevate, ma ci torniamo più tardi su questo. Nella realizzazione, appunto, nell'analisi di Lustre è venuto fuori che, a parte che Lustre ha anche delle connessioni con Hadoop che vediamo più tardi, è venuto fuori che Hadoop, per esempio, come esempio di file system che utilizza replica, un numero di repliche differente da 2, utilizza come standard una replica a 3. E quindi con questo siamo più tranquilli, nel senso che abbiamo gli stessi dati su più dischi, o meglio su più brick, quando c'è una relazione precisa tra il brick e il dispositivo sottostante. Combiniamo le due cose, brick distribuiti e replicati, sarebbe come utilizzare JBOD su RAID 1, e quindi l'immagine
a cui si rifà è quella in realtà del Rai 10, cioè Rai 0 sopra Rai 1. Non c'è molto altro da dire in questo caso, se non che potremmo, per casi molto particolari, trovarci ad avere dei file, cioè degli oggetti da mettere in questo file system molto molto grossi, parliamo di centinaia di gigabyte. In quel caso l'oggetto verrebbe posizionato essenzialmente su un brick solo, come succede sempre su quel, in queste configurazioni, e quindi il server che offre quel brick sarebbe sostanzialmente preso d'assalto da tutte le applicazioni che cercano di accedere a quell'unico oggetto così grosso. Per risolvere questo problema, cioè quello di oggetti decisamente grossi, è stato implementato in Lustre anche la funzionalità di striping, quella che già conosciamo e viene implementata nel RAID 0, cioè elementi, porzioni di un oggetto del file system vengono distribuiti tra brick differenti. Viene suggerito, come dicevo prima, per oggetti molto grandi, quindi a 100 GB fino a 2 TB, per avere un effettivo guadagno al di sotto di queste soglie. È decisamente più difficile vedere guadagni, anche perché dobbiamo considerare che di mezzo c'è la rete e quindi è un fattore da tenere assolutamente in considerazione. Ci sarebbe ancora come tipo di volume la combinazione di tutte e tre le possibilità, ovvero distribuito, replicato e in striding, non so, il cui significato è praticamente ovvio una volta spiegati i passaggi precedenti. Per quanto riguarda la parte pratica, si affronta rapidamente perché i comandi per configurare Lustre non sono tantissimi, come diciamo non ho preparato demo perché si riportano molto, molto facilmente in poche slide. L'installazione dei pacchetti, cioè lo step 0, piacerà ai programmatori l'inizio della numerazione, per quanto riguarda Ubuntu è facilitato dalla presenza di un PPA, basta cercare in rete sotto il pseudonimo presumo di Semiosis e si trova nel repository da utilizzare, con la versione più aggiornata in assoluto, cioè la 3.3.1 in questo momento. Una volta installato Lustre parte da solo il processo, diciamo, demone che gestirà l'infrastruttura, chiamiamola così, di storage. Bisogna far però agganciare tra di loro i server che parteciperanno a questa infrastruttura, e quindi c'è una sorta di riconoscimento, una sorta di memorizzazione dei vari server che collaborano. Quindi Lustre peer probe e l'host name oppure l'IP del server e subito dopo un peer status per vedere che insomma l'operazione precedente è andata a buon fine. In particolare l'operazione funziona se non abbiamo firewall particolarmente restrittivi che vadano a bloccare le porte intorno alla 24.007, 24.009, quindi sono porte molto elevate che di solito risulta abbastanza semplice sbloccare. Dopodiché dobbiamo scegliere una delle configurazioni precedentemente viste per andare a creare il volume, che sarà poi offerto alla fine ai client. Li ho riportato in realtà non un esempio nella parte alta, non un esempio ma la sintassi del comando, Lustre volume create, il nome del volume, poi lì sembra che sia un'opzione, in realtà no, si possono dare anche tutte e due insieme, stripe e replica si possono dare, per ciascuna delle due il count e il numero di brick, attenzione, il numero di brick che devono essere utilizzati, nel primo caso per le stripe, nel secondo caso per le repliche. Parlo di brick e non di server, perché la distinzione è netta, io posso avere più brick di una dimensione standardizzata, anzi, cioè 1 tera, 2 tera, sulla stessa macchina, e vedremo dopo che ci sono dei giochi che si possono fare nel momento in cui abbiamo più brick sulla stessa macchina. Il transport obbligato per quanto riguarda la release attuale è TCP, perché la RDMA funzionerebbe con InfiniBand, ma al momento il supporto per InfiniBand non è attivo, è stato escluso perché non sono riusciti a portarlo sull'ultima versione, quindi come dire, è una feature che si è persa nel passaggio dalla 3.2 alla 3.3X, 3.3.0, 3.3.1. Scusami, InfiniBand che cos'è? È un supporto?
è un trasporto fisico, nel senso che sono dei dispositivi con i loro adattatori, non so neanche la larghezza di banda in questo momento. La larghezza di banda è tipo, potrebbe anche essere solo un gigabit, però sono punto punto, non sono un baso. Quindi le schede costano parecchio e ci sono degli switch appositi che fanno punto punto, per cui il collegamento, la banda è totale, mentre invece su un Ethernet è un bus condiviso, per cui dipende da quanto stiamo usando in quel momento. Tanti però, cioè, sono arrivate già le richieste in lista, che la lista di discussione degli utenti in lista che chiedevano, no, ho provato a mettere su Infinibel, non funziona nulla. Il problema è proprio che il supporto è stato disattivato in questa versione. Sotto un esempio, subito dopo, come dire, ne prendiamo un altro per vedere se è tutto chiaro fino a questo punto, facciamo subito una verifica. Cluster volume create il nome del volume, in questo caso MyCluster, replica 2, quindi questo significa che io dovrò aggiungere o rimuovere obbligatoriamente due brick alla volta per mantenere sempre lo stesso numero di repliche, quindi dovrò avere sempre un numero di, nodi di brick pari. Scelgo come transport TCP e poi nel caso specifico ho quattro server, ciascuno con un brick solo montato sotto Bluster. Quattro server, l'1 e il 3 funzioneranno da master per tutta una serie di funzionalità, il 2 e il 4 saranno gli slave che riceveranno la copia dal master. Salvo failover, nel senso che nel momento in cui il server 3 non dovesse essere disponibile per un qualche motivo, il 4 in quel caso dovrebbe intervenire a supplire, a offrire i file che erano memorizzati sul terzo. Un altro esempio, un pelo più verboso, perché coinvolge tre server ma con due brick su ogni server. Ho sempre una replica 2, esattamente come nel caso precedente, e a questo punto vi chiedo, se ogni brick contiene un terabyte, quanti terabyte fisici ho installato nelle macchine in totale? E dopo la configurazione, quanti me ne restano? Cioè quanti ne posso poi utilizzare dai client? Un terabyte ogni brick? Un terabyte ogni brick, io lì vedo due brick per ogni macchina, tre macchine, 3x2, 6, sono 6 terabyte totali installati. La replica 2 vuol dire che di mezzo, esattamente come in RAID 1, la capacità totale. Uno potrebbe dirmi, ma perché questa complicazione? Se sono tre macchine, potevi fare un brick per ogni macchina, ed ecco che mentre lo dico già arrivo al problema, mi incastro, perché con un numero di server dispari non avrei potuto ottenere una replica 2 mettendo un brick solo. E allora, se guardate anche i numeri, sono agganciati, sono concatenati, cioè il primo brick del secondo server, brick 0, è agganciato all'indietro, e poi il secondo brick del secondo server è agganciato al primo brick del terzo, e così via, fino a chiudere la catena, cioè nell'ultima riga troviamo di nuovo un brick del primo server, ok? Quindi sono in sequenza. Tornerà dopo, quando vedremo qualche operazione di amministrazione e di gestione di Gluster. L'attivazione del volume è molto semplice. Gluster, dopo aver appunto creato il volume, lo si attiva, gli si dà lo start con il nome del volume ed ecco che da questo momento in avanti possiamo agganciarci dei client. Cose da fare e cose da non fare con Gluster. Tra pochissimo vediamo come agganciarci i client, ma è talmente semplice che possiamo aspettare un attimo. Sicuramente vale la pena utilizzare una partizione riservata solo per Gluster, in maniera da poter predire fin dall'inizio quanto spazio sarà dedicato a questo sistema, e di dimensione omogenea su tutte le repliche. È molto difficile gestire una replica di un brick che da una parte su un server è grosso un tera e dall'altra è grosso 800 giga, nel senso che nel momento in cui quello di un tera comincia a riempirsi, l'altro andrà a saturarsi e non ci sarà più possibilità di mantenere la replica per tutti i dati. Immaginate anche
il progresso, no? Cioè come vanno a riempirsi i dati. Io scrivo un file, poi magari aggiungo, appendendo i dati a questo file, e questo vale nel complesso per tutti i file scritti su uno stesso brief, e quindi andrò mano a mano a saturarlo. Esiste la possibilità di ribilanciare i brick, ma questa è una cosa che vedremo tra poco. Vale la pena sicuramente utilizzare una sottodirectory del punto di mount. Finito il tempo, diciamo. Vai. Rapidamente. Una sottodirectory del punto di mount, perché nel caso in cui volessi piallare completamente il brick ed eliminarlo per riutilizzarlo in un altro modo, sarebbe più comodo, cioè potrei togliere anche una directory nascosta che generalmente la gente si perde, che si chiama punto glusrfs. Vale la pena utilizzare XFS, perché XT4 con kernel maggiori della versione 3.3 rompono completamente glusr. In realtà lo rompono NFS, ma insomma ci sono problemi poi di gestione. Perché non avevo passato tutto XT4? No, abbiamo delle macchine che non possiamo aggiornare perché hanno un ci siamo. E poi vale la pena limitare e ruotare i log, perché normalmente sono molto lasciatemi ripetere, molto verbosi, e quindi la rotazione è indispensabile, ma anche limitare un po' il livello vale la pena. Da non fare invece accedere direttamente al brick. Il brick è una struttura dati che viene gestita esclusivamente da Gluster, in cui ci sono degli hard link che non devono essere rotti, ci sono dei metadati, insomma è una directory che è meglio non toccare direttamente. Non bisogna utilizzare, perché non funziona bene, Gluster per immagazzinare le immagini in esecuzione delle VM, quindi i dischi virtuali, per esempio per KVM eccetera. Un sacco di gente ci prova, poi dice è lento, si è rotto, è morta tutta la farm virtuale perché si è fermato Gluster. Idem per i database, che comunque non metterei su un file system distribuito. E poi, come dicevo forse un po' all'inizio, cercavo di accennare, il PHP, qua dovremmo parlare di Java, parliamo male di PHP volendo, non funziona tanto bene su Gluster, perché per esempio negli include, credo, va a cercare tutta una serie di file che tendenzialmente non esistono, e ogni ricerca su Gluster richiede che vengano interrogate tutte le repliche. Quindi se abbiamo un numero di repliche elevato, per un numero di brick elevato, insomma, perdiamo un sacco di tempo a cercare dei file che non esistono e sono costose queste ricerche. Lato client, l'aggancio a Gluster può avvenire con client nativo o via NFS. I client Windows possono utilizzare una condivisione Samba riesportata da un client che si è agganciato attraverso uno metodi precedenti. Le istruzioni di mount sono assolutamente standard, non c'è niente da rilevare, tranne il tipo di file system, che è GlusterFS. Si possono aggiungere e rimuovere brick, si possono migrare da un brick all'altro, i dati possono essere ribilanciati, si può far innescare a mano, ma nel momento non è necessario, il daemon è che provvede a correggere finché gli è possibile, per esempio risincronizzando le repliche, cerca di correggere i metadati. Qua arriviamo alla soluzione della domanda che avevo posto prima, ovvero come faccio, cioè perché utilizzare una configurazione così complicata? Beh, nel momento in cui dovessi ottenere un quarto server, ecco che l'operazione di aggiunta, di inserimento nella classe sarebbe molto semplice. Prenderei il secondo brick del terzo server e lo migrerei, la freccetta è proprio una migrazione verso il secondo del quarto server, e poi lo stesso brick del terzo server lo farei sincronizzare con il primo del quarto. Quindi sto inserendo un anello nella catena dei brick che vengono sincronizzati e replicati. Quindi posso andare avanti con un server alla volta anziché con due. Questo solo mettendo due brick anziché uno solo per ogni server. Bisogna fare attenzione, anche con un numero dispari di server, nessuno replica se stesso, perché è inutile avere due repliche dello stesso dato sullo stesso server. Se quello mi va giù, ovviamente non più. Ho ucciso l'idea stessa di replica. Ci sono delle funzioni di monitoraggio, non bisogna utilizzare peer status perché non è affidabile, dice che il peer è su anche quando quello non è su. In realtà lui indica lo stato di registrazione, è ovvio che l'aumento della registrazione in avanti è sempre positivo.
l'hai registrato, sì, cioè io lo conosco, però il problema è che tanta gente pensa che peer status chieda se è richiamabile via rete, se è online quella macchina. Per fare quello bisogna usare volume status. Ci sono funzionalità avanzatissime come la georeplica geografica, per l'appunto, ma è unidirezionale, master slave, non posso farla bidirezionale come avviene invece tra le repliche locali. Addirittura c'è la possibilità di accedere con API S3, ormai un standard cloud, oddio, ho usato la buzzword, a oggetti magazzinati su Gluster, questo è molto interessante, ma ancora tutto da esplorare, e poi si può utilizzare, azzardo, si potrebbe utilizzare Gluster come storage per eseguire Hadoop. Tornato indietro. I due punti del dietro le quinte che ho già citato relativamente alla directory punto GlusterFS, le risorse fondamentali, il blog di Joe Julian, questo non sviluppatore di Gluster, ma Gluster Guru, così lui si presenta, che di tanto in tanto scrive sul suo blog e svela tantissime retroscena che non si riescono a trovare altrimenti, e poi il canale IRC di Gluster, di solito rispondono in un certo tempo, ma rispondono. Conclusioni su Gluster: è un buon software nella parte core, nel senso che tutte le promesse relative a distribuzione, aggregazione dei volumi, replica funzionano. Ci sono tuttavia grandi sbavature nei tool di amministrazione, per cui alle volte lo status non si riesce a ottenere. Che non esistevano fino a un mezzo fa, quindi. Non esistevano le sbavature o i tool? I tool. Ah, i tool, quindi ok, allora è solo un problema di età. E poi in generale, tenendo però presente il tipo di architettura con cui abbiamo a che fare, Gluster è indicato per gli ambienti in cui è prevalente l'importanza del poter aggregare gli storage piuttosto che la velocità pura di accesso o di scrittura dei dati. Per applicazioni così critiche, dove non si può sacrificare niente, allora probabilmente bisogna per forza scendere in kernel space, quindi andare su Lustre, avere delle macchine dedicate, magari una rete anche dedicata solo allo storage e così via. Quindi una soluzione terribilmente versatile, da cui però non si può aspettare velocità folli. Credo sia tutto. Di un pochetto.